Nel frattempo i soldati hanno carta bianca. Ecco, immaginate, tutto sommato la Legione Italica, che in quel periodo aveva il compito di controllare l'ordine pubblico nella zona siro-palestinese, non è che vivesse questa destinazione come un privilegio, ma era quasi una specie di punizione, perché era una delle zone, diciamo, calde dell'impero, dove il popolo conquistato non era sottomesso, non ci stava volentieri sotto i romani. I movimenti di liberazione, animati oltretutto da tutto quel popò di messianismo, di ideali messianici che giravano all'epoca nel popolo di Israele, rendevano la convivenza tra i romani che comandavano e il popolo sotto che doveva stare sottomesso molto, molto complicata, di fatto. I movimenti di ribellione che i romani trattavano da terroristi e che gli ebrei trattavano da patrioti, che sempre do campane anche le robe che, operavano sul serio e non si accontentavano di disturbare, di sgozzare appena potevano. E notate, questi soldati piuttosto scontenti, sempre con una certa incertezza dentro, usciamo ma torneremo, capitare niente, quindi sempre nell'incertezza, nell'ansia, che un bel giorno si trovano lì un ebreo al quale possono fare quel che vogliono, convinti che nessuno chiederà conto di quel che loro fanno, anche perché sanno bene che in quel caso, stranamente, quell'ebreo non è lì condannato dal potere romano perché Roma non sopporta certe azioni, certi comportamenti, eccetera. No, è lì perché è denunciato dai suoi capi. Quindi neanche loro si potranno lamentare per il trattamento che subisce. Sanno che non c'è nessuno al quale loro dovranno render conto un giorno di come si comportano con quel condannato. È già condannato, non ha più diritti, per di più non ha alle spalle né famiglia, né clan, né gruppo, né tribù, né popolo che può chiedere conto perché avete fatto così, perché avete fatto cos'ha. Niente. Libertà massima di azione e il sasfogo. Non è neanche cattiveria, né proprio, è un buttare fuori la rabbia che c'è dentro, l'ansia che c'è dentro, la paura che c'è dentro. Succedono queste cose, eh? Succedono. E in certi casi anche gente abituata alla disciplina, come i soldati, si comportano in modo da vergognarsi dopo, ma la fa. E non è successo soltanto a Gesù, tante volte è successo. Chi di voi ha visto Salvati il soldato Ryan a suo tempo, qualche anno fa, una decina di anni fa? C'è una scena, dopo averle prese per bene sulla spiaggia di Omaha, gli americani, quasi per tutta la giornata le hanno prese e non riuscivano ad andare avanti una spanna, alla fine riescono a sfondare, fanno una breccia e arrivano su. Com'è che si comportano i soldati americani con quei soldati tedeschi che finché hanno potuto gli hanno sparato in pancia tranquillamente? Com'è che si comportano nel momento che loro sono sopra di loro e loro sono giù nella trincea, che alzano le mani, ormai si arrendono? Finché non erano finiti tutti. Nei film dei primi anni 50 di queste cose non se ne vedeva, di queste scene. Quelli degli ultimi anni si vedono. È una critica degli americani su se stessi, se vuoi, perché sono loro che ti fanno vedere quelle cose lì. Però chi ha visto tutto il film a quel punto non riesce a dire stanno sbagliando. Hanno ricambiato pan per focaccia, io talmente niente, talmente arrabbiati, talmente tesi, che appena hanno potuto hanno ripagato con la stessa moneta quelli che per tutto il giorno li hanno massacrati lì, sulla spiaggia. Dopo cose fatte, saranno stati contenti tutti di quel che hanno fatto? Ma dopo però il rimorso, dopo il ripensamento, la reazione istintiva fatta di adrenalina, è un'altra roba. In un certo senso la scena che leggiamo adesso ha a che fare con questo. Per una volta tanto hanno davanti un ebreo che non soltanto non può difendersi, non gli è riconosciuto nessun diritto alla difesa e sanno che nessuno chiederà conto di lui. Quindi,
Versetto 16. I soldati portarono Gesù nel cortile del palazzo del governatore e chiamarono anche il resto della truppa. Fu un festa. Sì, so che sembra un commento strano, data la situazione, però è quel che succede. E notate, queste cose Marco le scrive a Roma. E questo è il catechismo che la Chiesa di Roma fa ai romani che chiedono il battesimo. Come descrive il comportamento di Pilato prima, descrive il comportamento dei soldati dopo. È vero che Roma era famosa nel mondo e ci teneva a essere un faro di civiltà, un faro di legge, di legalità. Il diritto romano non a caso ancora oggi è alla base di tante costituzioni europee e anche non europee. Però questo non toglie che ci fossero episodi che con quel diritto decantato avevano poco a che fare, insomma. Gli misero addosso una veste rossa, perché rosso porpora re, ci ha fatto re. Prepararono una corona di rami spinosi e gliela misero sul capo. Poi cominciarono a salutarlo, salve re dei giudei. Con un bastone gli davano colpi in testa. Quelle spine lì, era spine bue, era mia de gomo che si piega, no, il picagrit. Sapete, nella sindone, ammesso che la sindone abbia a che fare davvero con Gesù, l'uomo della sindone presenta una ferita da spina in particolare, se non ricordo se è sul lato destro o sinistro della faccia, ma parte dall'alto della fronte, dove comincia il cuoio capelluto praticamente, parte da lì, scende lungo l'osso fino a sopra l'occhio, dove c'è l'incavo. E infatti c'è una macchia di sangue sopra e una macchia di sangue sotto. E spide dei centimetri, due centimetri. E non era una piccola coroncina intorno alla testa, era tutta la testa coperta, una specie di casco. E se ti picchiano su una bastonata, immaginate gli effetti su quella testa. Gli sputavano addosso, si mettevano in ginocchio come per adorarlo. Lo trattano da re di burla e si divertono con lui. Quando finirono di insultarlo, cioè arriva il momento di partire, di fatto, cosa fanno? Gli tolgono la veste rossa perché non vogliono sprecare un pezzo di tela che poteva servire ancora, lo rivestirono dei suoi abiti, poi lo portarono fuori per crocifiggerlo. Ricordiamo che il racconto di Marco è il più lineare, il più semplice, il più succinto. Non si ferma più di tanto a sottolineare un aspetto, l'altro, quell'altro, i vari momenti. Sono altri Vangeli che verranno scritti dopo che completeranno il quadro. Però c'è una cosa, e questo non solo Marco, ma tutti i Vangeli. Il racconto è fatto senza il minimo coinvolgimento emotivo da parte di chi scrive. Come se stendesse una cronaca asettica. Questa mancanza di emotività, di aggettivi, di sottolineature del dolore, eccetera, ha un suo scopo. Raccontare quel che è successo, far riflettere su quel che è successo, ma non cercare di convincere creando i sentimenti belli. Perché uno che accoglie Cristo per questo e accetta il battesimo per questo, ben presto poi dovrà pentirsene, perché nella vita poi non è che questi sentimenti ti pagano, ti lasciano la bocca asciutta ancora di più. C'è un perché, anche in questo racconto proprio così stringato, così impersonale diremmo quasi, come se a chi scrive non gli fregasse niente di quel che succede a quel tizio lì. Non è vero che non gli interessa niente, scrive proprio quello perché gli interessa, ma proprio si rivolge alla persona cercando di non abusare della facilità del creare emozioni di un certo tipo. Il Vangelo non ci presenta un happening, tutto bello, tutto insieme, tutto in festa, tutto qua, tutto là, tutto, per cui è normale lasciarsi tirare dentro. Dopo il cuore, oltre che il cuore, oltre che la pancia, gli atti di fede di pancia possono creare i fanatici, ma non i credenti. Era vero allora, è vero anche oggi. E oggi è molto di moda. La fede di pancia è molto di moda oggi.
Non è che mi piace molto quando la vedo in giro, però occupai, no, è vero, no, hai ragione. Comunque, stiamoci attenti. Lasciarsi coinvolgere personalmente, sì, ma con la testa e col cuore. Non lasciarsi tirare dalle emozioni, dalle passioni. Non saremmo più protagonisti, saremmo succubi di qualcos'altro. Siete d'accordo su questo?